E questo è il video di quando ho fatto il tagliando. Appena sono rientrato da un giro, ho smontato il paracoppa, quindi l'olio era caldo, e poi ho tolto il dado che si trova nella coppa. Il dado c'ha alla base un magnete che trattiene tutte le parti metalliche all'interno dell'olio, quelle che si trovano dentro. E niente, poi si pulisce con un solvente qualsiasi. Ho messo l'olio dentro un contenitore in plastica e per agevolare la fuoriuscita dell'olio caldo uso questa tecnica, nel senso che spingo la moto col freno davanti pinzato, così tipo smuovo l'olio all'interno. Dopo ho smontato il filtro, tutto fatto a mano, perché nei viaggi lunghi è importante poter fare il tagliando ovunque, quindi senza il bisogno di chiavi specifiche tranne quella per togliere il dado della coppa. Ho rimesso il dado pulito, stringendolo a mano con la stessa forza con cui l'avevo tolto, e poi ho preparato il filtro nuovo, ovvero gli ho messo dell'olio nuovo dentro per diciamo imbibirlo, in modo che non era completamente secco al momento dell'avvio. Ho messo tanto olio quanto se ne prende. Poi ho messo un po' di olio vecchio nella guarnizione e l'ho potuto avvitare in maniera più agevole con quest'olio e rigorosamente a mano, con la mano sinistra, fino a quando ce la faccio. Per me va bene questo sistema e non ho avuto mai problemi. Poi sono passato al lato destro nel carter, con un bicchiere di plastica ho fatto un imbutino e sempre a mano ho svitato il tappo del carter dell'olio. In questo modo ho potuto mettere l'olio 2,7 litri per il V-Strom, nel caso in cui si cambia anche il filtro, altrimenti ci vogliono 2,3, se non ricordo male, o debita del tappo e la moto. È entrato in circolo. E poi ho spento la moto e ho aspettato che il livello dell'olio tornasse a livello, diciamo, da manuale, fra il full e il low.